Questa settimana abbiamo intervistato Mister Gulisano che ha parlato delle sue impressioni circa la sfida interna con il Giarri ormai alle porte. I suoi provano a tirare fuori le ultime energie rimaste. I punti di forza degli avversari sono molti, guastare il loro entusiasmo da promozione sarà molto complesso. Difficile perché i numeri parlano chiaro, una squadra chiaramente che ha quasi il doppio dei punti nostri, ha delle grandi motivazioni, forse se vince da Cireale corona un sogno che dura da 2 anni per loro, sono stati primi in classifica per tanto tempo. Per noi chiaramente le motivazioni devono venire da altre situazioni, da altri aspetti, chiaramente non quello del risultato o della classifica, perché già fortunatamente e con capacità siamo salvi, però ci sono delle motivazioni, come dicevo prima, che devono venire dal chiudere in bellezza, da onorare un pochettino la maglia e finire nel migliore dei modi, diciamo così, questa stagione. Mister mi spiegava che le difficoltà di formazione non finiscono qui, purtroppo. Sì, le difficoltà ci sono perché l'organico ormai è abbastanza ridotto, ma con tutto ciò abbiamo degnamente onorato queste ultime gare. Abbiamo qualche giocatore che ha qualche difficoltà di problemi muscolari, però alla fine chi andrà in campo cercherà di dare il massimo ugualmente, come dicevo anche prima, chiudere questa stagione in bellezza. Poi se il Giarre per la potenzialità che ha, i numeri parlano, come ho detto prima, molto chiaramente, hanno 2 giocatori che insieme hanno fatto 40 gol, Aleo e Sottile hanno fatto 25 uno e 15 un altro, sommano quasi tutti i gol che abbiamo fatto noi, ma se alla fine il Giarre fa il risultato e sono bravi possiamo solo applaudirli, ma noi ce la metteremo tutti per fare la nostra gara e chiudere in bellezza questa stagione.